5-3, ecco, vediamo subito gli highlights, subito Maina per Gimenez, palla fuori, le primissime fasi di gioco della prima frazione, poi Santana scambio con Vieira e poi tiro fuori di Di Fiore, e questa dovrebbe essere la rete, ecco lo scambio rapido e cambio di piede tra Vieira e Santana che la mette dentro al quarto del primo tempo per il vantaggio del Vicenza. Vediamo, palla persa da Gimenez, grandissima palla di Vieira per la rete di Santana, poi Gimenez che sfiora il pari con la palla che va in angolo e poi vediamo anche Maina su imbeccata di Gimenez, Gimenez ancora per lo splendido pallonetto e poi per la girata del pari realizzata da Terenzi. Bellissimo il gol del pari al decimo del primo tempo, lo vediamo anche dall'inquadratura dalla porta, poi Ragno che scambia per questa giocata meravigliosa con un doppio scambio di piede da parte di Vieira che realizza il 2-1, eravamo all'undicesimo della prima frazione. Davvero possiamo ammirare anche al replay questa bellissima giocata tecnica, poi grande colpo di tacco, scambio, triangolazione tra Santana e Vieira e poi la sfortunatissima autorete, l'abbiamo rivista, di Gimenez nel secondo della ripresa. Poi vediamo un'altra azione sprecata da Leite perché contropiedi micidiali del Vicenza, vediamo anche questa fase sempre con Leite, con l'azione che sfuma, poi però c'è il ritorno, ecco, del Latina, bellissima questa imbucata, Gimenez per Piresche realizza la seconda rete, quella del 2-3 per il Latina, poi vediamo anche quella bellissima invenzione Gimenez per il sinistro, l'unico vero acuto di Bomber Maina della partita per il 3 pari. Latina che poi ovviamente si è caricato di falli e vediamo infatti il tiro libero dopo il sesto fallo di Gimenez con Santana, con Tonini che però aveva, a dire il vero, intercettato. Vediamo la conclusione che poi si spegne sotto l'incrocio. E poi l'ultima rete, vediamo ancora questa occasione, questa azione, ecco, concitata che poi porta all'altra rete a porta vuota di Santana dopo il palo di Vieira e palla rimessa di nuovo al centro.